È un Monza che, ahinoi, non riesce ad andare oltre il pareggio in questa trasferta a Udine. Vi parlo in diretta dalla Dacia Arena per l'appunto di Udine. Finisce sul risultato di 2-2 questa sfida per il centro classifica tra Udinese e Monza. Due squadre sicuramente rivelazione di questo campionato di Serie A, con due allenatori giovani come Sottil e Palladino da una parte e dall'altra. È una sfida che a tutti gli effetti ha rispettato quelle che erano le premesse: tanti gol, tante occasioni da rete, una sfida davvero combattuta fino all'ultimo minuto. Ultimo minuto, 90esimo, che poi va a punire forse un po' ingiustamente la prestazione del Monza, perché dopo essere andato in svantaggio nei primi 45 minuti, grazie al gol di Lovric su un contropiede, è un Monza che ritorna in campo nel secondo tempo con grande grinta, carattere e voglia, e addirittura riesce a ribaltarla con un 1-2 prima di Colpani e poi di Rovella. Tra l'altro, apro e chiudo parentesi, due gol molto molto belli da parte di Colpani, che prima si gira davvero attaccante e firma il pareggio, e poi Rovella che davvero su un cross di Stefano Sensi la mette lì nell'angolino dove Silvestri non ci può arrivare. Sembrava tutto perfetto, un pomeriggio ideale per il Monza, quando poi all'ultimo minuto, e qui si scateneranno per forza di cose tante troppe critiche, arriva il calcio di rigore assegnato a Beto da parte dell'arbitro, che adesso mi scappa il nome. Una prestazione, quella del direttore di gara, sicuramente insufficiente, soprattutto per il precedente che c'era stato dopo qualche minuto in area di rigore del Monza, dove viene negato un calcio di rigore proprio ai danni di Valoti su trattenuta di Beto, e sullo stesso Beto, sugli stessi giocatori dell'Udinese, invece viene assegnato un calcio di rigore abbastanza generoso su un'entrata comunque in ritardo di Andrea Petagna, che per l'appunto lo stesso Beto non fallisce dagli 11 metri. Allora, tanti rimorsi, tante recriminazioni, probabilmente sì per i ragazzi di Palladino, che però mi sento di dire devono essere fieri di ciò che hanno fatto, del gioco che hanno espresso qui in uno stadio molto importante, molto all'avanguardia come lo è la Dacia Arena. Un Palladino che ha disposto in campo un Monza in una maniera molto molto imprevedibile, gli è andata bene, perché poi il Monza ha fatto una bella partita. Palladino ha avuto ragione, però ha azzardato molto. Un Monza che di fatto si è schierato in campo senza prime punte, senza attaccanti di ruolo, anzi, tra Sensi, Colpani e Valoti non c'è un vero e proprio attaccante. E se in un primo momento della partita il Monza sembrava subire questa fisicità dell'Udinese, l'attacco del Monza è riuscito a non dare punti di riferimento ai bianconeri, e quindi a metterle in difficoltà e addirittura rimontare la situazione di svantaggio. Quindi grande merito a Palladino, che forse non ha gestito al meglio le sostituzioni, però prestazione da 7 per Palladino. A proposito di voti, mi sento di dire, come migliore in campo, di premiare la prestazione di Nicolò Rovella, che torna il vero Nicolò Rovella, trova, come dicevamo in precedenza, il gol del 2-1 e, per quanto mi riguarda, il migliore in campo. Vi invito a farmi sapere anche voi qui sotto nei commenti il vostro migliore in campo, un commento in generale sulla prestazione che è andata in scena questo pomeriggio alla Dacia Arena. Purtroppo è andata male negli ultimi minuti, causa una veduta arbitrale che probabilmente, ripeto, farà molto molto discutere. La discussione vi invito a farla qui sotto nei commenti, ovviamente sempre in maniera costruttiva. Io vi saluto qui dalla Dacia Arena e vi do appuntamento a tanti altri nuovi video.